Torniamo in onda alle ore 11.05 e quindi è del momento di presentare il primo ospite del Summer Morning, una delle star di Gomorra, Marco Palvetti. Marco, ciao, buongiorno. Ciao, buongiorno a tutti, come va? Bene, bene, tu come va? Tutto a posto, la mattina cominciata così subito a 3.000, ma è giusto che sia così e quindi si va. Immagino tanti impegni dopo Gomorra, vero? Sì, c'erano tanti già prima, durante il tentativo proprio, adesso chiaramente sono moltiplicati, ma meglio così. Sì, meglio così, meglio per lavoro. Senti, cominciamo subito. Ieri abbiamo letto la prima notizia, perché il nostro è un talk radiofonico. Questa notizia dava che Stefano Sollima e Roberto Seveano stavano già cominciando a scrivere la nuova serie di Gomorra. Ci sai dire qualcosa? Ma io sono curioso almeno quanto voi, perché so che stanno scrivendo e tutto quanto appresso, ma non so nulla, insomma, riguardo alle nuove sceneggiature, non ne so nulla. Ne so. Giustamente. Senti, la prima curiosità che ci riguarda tutti è come un attore dell'88 riesca a fare un personaggio così difficile, perché il tuo personaggio in Gomorra è duro, difficile. Però questa curiosità. Non ho capito, non sentivo bene. No, ti volevo dire che un personaggio dell'88 riesca a fare un personaggio così difficile, cioè sei giovane per interpretare un personaggio così. Bisogna anche un attimo scardinare questi schemi, cioè sei a 26 anni, che è l'età mia, uno è abbastanza grande per prendersi le responsabilità di quello che fa, cercare di far bene, andare avanti, questo almeno è il mio pensiero, quindi sai, giovani, ma dobbiamo cominciare a reagire un po' a tutto quanto e prenderci, ti ripeto, le responsabilità di quello che andiamo a fare, quindi è quasi una roba animale questa qua che poi scatta dentro, dovrebbe essere la normalità questa qua, ecco. Certo, ho letto dalla tua biografia che hai fatto tanto teatro prima di fare Gomorra. Sì, io mi sono diplomato all'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica, la Silvio D'Amico, circa 4 anni fa, quindi ho fatto teatro durante l'Accademia, ho fatto teatro dopo. Mi ha dato tanto il teatro, mi ha dato tante armi per poi confrontarmi, ecco, con il mercato italiano, un mercato un pochino strano, così. Però le ci sono, la voglia pure, sono affamato, quindi tutto poi va di conseguenza. Questo è anche legato a quel fatto che dicevi prima dell'età. Dobbiamo sicuramente prendere posizione all'interno di questo sistema e farlo noi. Certo. Gomorra la serie ha avuto un successo inaspettato, cioè magari Sky lo aspettava perché ha fatto grandi serie, però magari voi attori non vi aspettavate un successo così grande, o sbaglio? Ma diciamo in generale, io non sapevamo che la macchina, almeno per quanto mi riguarda, sapevo che la macchina era una macchina importante, ma non mi sono mai posto il problema del successo che poteva arrivare, della popolarità o quant'altro, perché cerco di vivere ogni momento per quello che è, vivere ogni momento per quello che è fino in fondo, quindi dando il massimo per, insomma, assicurare la qualità al lavoro, quindi non mi sono posto questo problema, ma chiaramente poi a conti fatti ci ritroviamo davanti a un progetto, un'operazione che comunque ci ha portato un sacco di cose, un sacco di soddisfazioni, ci ha portato una certa popolarità, va bene, ma ora anche sulla base di questo bisogna prendersi le responsabilità anche di questa popolarità. Certo. Marco, la cosa più difficile nell'interpretare Salvatore Conte in Gomorra, qual è stata? Perché è un ruolo molto duro e molto cattivo, perché sappiamo che è un personaggio molto cattivo. Circa le difficoltà, non lo so, perché poi quando lasci vivere il personaggio, è lui che va avanti, è lui che fa delle cose, è lui che si muove, è lui che insomma vive, quindi tu lasci spazio al personaggio e quindi non c'è una difficoltà, perché lui vive, quindi più aderisci al personaggio meno sono le difficoltà che puoi incontrare. Non ho avuto difficoltà perché mi sono fidato, una sceneggiatura ottima, di registi meravigliosi, mi sono fidato di me, e quindi fidandoti di tutte queste cose, ecco,
cominci poi a vivere come il personaggio, sempre all'interno del lavoro. Poi quando appendi il costume lì in camerino, vai a casa e sei tu. Certo, certo. Hai avuto difficoltà da quando hai interpretato questo ruolo? Cioè, in giro magari la gente ti notava, magari prima ti vedeva come un attore di teatro, che è sempre un grande vanto, però adesso mo che sei, magari hai fatto più successo, magari la gente magari ti vede con un altro occhio, o magari hanno dato sempre gli stessi comportamenti da tutti? No, cioè nel senso, sicuramente adesso la gente mi riconosce in un altro modo, ma non credo che questo sia legato al teatro, alla TV o a quant'altro. Sicuramente questo è un progetto che ha avuto una determinata fruibilità molto alta, molto ampia, però sono tutti valori aggiunti a un percorso, quindi sai, non c'è tutta questa differenza tra un attore di teatro e un attore di cinema piuttosto che di TV. Per me l'approccio è lo stesso, ma chiaramente la TV, seguita da tantissime persone, ti porta magari un po' di popolarità in più, ma ti ripeto, questo non mi interessa molto. Mi interessa la qualità che si riesce ad assicurare, sia col teatro, sia col cinema, sia con la radio, sia con quello che ci pare. Chiaramente la gente mi riconosce di più, ma apprezza anche, può apprezzare anche quello che io faccio in teatro, può apprezzare la mia vita, riesce a scindere le cose, cioè riesce a scindere il personaggio dall'attore, dalla persona. Quindi questo è bello, questa è forse la soddisfazione più bella. Questo è importantissimo, infatti. Tutto questo di te, e questo è bello. Sì, 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 infatti. Che rapporto hai avuto con gli altri attori? Cioè, li conoscevi già? Magari hai stato amicizia con qualcuno di loro? Non li conoscevo prima, però insomma è stato un rapporto normale, bello, con alcuni, chiaramente diversi, sono tutti persone diverse, era diverso da persona a persona il rapporto che avevo, ma è stato un bel rapporto, mi sono trovato bene con loro, sono dei professionisti, quindi ci siamo ritrovati, ci siamo stimati a vicenda molto, e quindi va bene. Ma poi credo anche che il prodotto parli anche un po' di questo, cioè di quanto siamo stati forti a portare determinate robe, insomma, davanti al pubblico. Quanto ti ha aiutato il regista? Cioè, Salvatore Solli, ma lo conosciamo tutti per Romanzo Criminale, la serie, ha fatto altre cose. Quanto ha aiutato il suo essere regista? Perché sappiamo che è un bravissimo regista. Sì, i registi della serie sono tre. Sono Stefano Solli, ma Claudio Cupellini e Francesca Comencini. Io ho lavorato con Stefano e con Claudio. Sono delle persone, prima ancora di essere dei registi, che io stimo tantissimo, sono delle persone meravigliose, in maniera diversa, perché sono delle persone diverse e quindi sono diverse. È diverso il loro punto di vista, magari è diversa la loro poetica, ma sono delle persone eccezionali che, insieme alle quali sono riuscito a porre questo personaggio, e con loro, con ognuno di loro, tiriamo fuori delle sfumature per questo personaggio di Salvatore Conte, che ce l'ha tantissime di sfumature, tantissime, pieno di sfaccettature, quindi ecco, è stato un lavoro anche di precisione, andare a cogliere quelle sfumature per poi metterle nel personaggio e renderlo insomma al meglio al pubblico. Certo, certo. E Roberto Saviano vi ha dato anche una mano a voi attori, magari è rimasto sulla sceneggiatura e basta? Io non l'ho mai incontrato, quindi credo sia comunque rimasto sulla sceneggiatura, cioè in fase di scrittura. Sicuramente c'è stato il suo apporto fondamentale per il lavoro che poi siamo andati a fare, ma poi non l'ho mai sentito di persona, insomma. Sì. Ma so che sei napoletano, da quanto ho letto la tua biografia. Essendo napoletano, non hai avuto tanti problemi con la lingua, o magari hai dovuto perfezionare qualcosa? Più che altro abbiamo cercato di rendere comprensibile delle cose, alla stragrande maggioranza del pubblico, insomma. Quindi chiaramente confrontandoci con un pubblico che per forza doveva comprendere, insomma, questo linguaggio napoletano, questa cadenza, questo dialetto, siamo andati
anche di precisione, a cercare di capire quali erano le cose che appunto erano facili da comprendere piuttosto che no. Una volta trovate le cose che magari erano più difficili da comprendere, se ne trovava una forma diversa d'espressione per insomma esprimere lo stesso pensiero, la stessa intenzione. Ecco questo. Marco, io ti ringrazio per questa intervista che ci hai regalato ai nostri fan di Radio Siderano la Cometa. Sei stato gentilissimo e spero davvero di vederti, sicuramente non si può prescindere dal tuo personaggio in Gomorra, spero di vederti in Gomorra la serie e spero di vederti anche in altri progetti. Hai altri progetti cinematografici o televisivi? Io ringrazio voi e vi assicuro che insomma cercherò sempre di fare bene, più che bene, il lavoro per insomma avvicinarvi a quello che è il nostro lavoro, che forse oggi è un po' alla deriva, ma è fondamentale che ci sia insomma qualcuno che alza la testa e dice ok, venite qua perché c'è ancora qualcosa di bello, qualcosa di buono da poter dire e c'è tanta qualità, perché il pubblico vuole qualità, è attento e non è assolutamente cretino, quindi questo è fondamentale. E allora Marco ti ringrazio, grazie di questa intervista che ci hai dato, spero di risentirci presto. Grazie a voi, a presto, un bacio, ciao. E allora adesso, dopo questa bellissima intervista di Marco Palvetti, che lo ringraziamo, andiamo in onda ai Dire Straits, Brothers in Arms. These mist-covered mountains